Con l'inaugurazione della nuova sede regionale a Pescara, Forza Italia avvia la campagna elettorale in Abruzzo in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo in collegamento all'inaugurazione della sede che si trova nella centralissima via Carducci, ha detto che è inutile andare a cercare terzi poli litigiosi e confusi. Il voto utile sarà quello dato a Forza Italia, che sarà l'elemento moderato, credibile e affidabile. All'incontro erano presenti, oltre al coordinatore regionale senatore Nazario Pagano e l'onorevole Antonio Martino, i sindaci e gli amministratori, i dirigenti locali del partito, tra questi il capogruppo in consiglio regionale Mauro Febbo, l'assessore Daniele Damario, il sindaco di Pescara Carlo Maci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, regionali Simone Angelo Sante, Emanuele Marco Vecchio e tanti altri ancora. Ma ascoltiamo Pagano. La riunione di oggi non è solo l'inaugurazione di una sede regionale, è la partenza della campagna elettorale tra chi è abituato ad amministrare e quindi ad avere contatti con i cittadini e a cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Il punto sulle candidature. Le candidature, adesso stiamo raccogliendo le accettazioni di candidatura, Forza Italia intende mettere in campo liste sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, fortissime, quindi chiederò ai consiglieri regionali, ai nostri sindaci, ai nostri rappresentanti locali di essere particolarmente attivi e presenti e essere in lista. Intanto in Abruzzo si aspettano i big della politica, tornerà anche Berlusconi? Questa è una speranza, non lo so con certezza, ma sicuramente tutta la classe dirigente, non solo Silvio Berlusconi, tanti nostri big nazionali saranno in Abruzzo. Si dice ottimista l'onorevole Antonio Martino. Forza Italia in questa regione sarà una regione dove Forza Italia prenderà la doppia cifra e sono convinto che con questa classe dirigente Forza Italia potrà esprimere anche membri di governo a qualsiasi livello che saranno utili per questo territorio.